Ok, ho fatto. Boh, direi che posso iniziare. No, un altro disastro! Ragazzi, non è un'esercitazione. Riuscirò a sopravvivere anche questa volta. Ciao a tutti, ragazzi! Sì, però mi sono dimenticato. Ma basta, sta luce fa venire le convulsioni. Oh, decisamente meglio. Dio santo che schifo, spegni tutto. Ora va meglio. Io registrerei così. Comunque, ragazzi, sì, avete capito bene. Oggi bisognerà sopravvivere a un disastro nucleare. Se non è vero, se no sarei spacciatissimo. Tipo piccione che vola sopra dei coccodrilli. Quindi grande ritorno di 60 Seconds. Che bello, essere indietro di 22 anni. Iniziamo, che tanto ormai il cervello mi è andato in papa, quindi. Perfetto, ragazzi. Allora, dobbiamo fare Apocalisse. Ormai sono esperto, quindi sicuramente vincerò, ragazzi. Ve lo dico già, preparatevi. Bisogna prendere un po' tutto quello che potrebbe essere utile. È partito il tempo. Come ad esempio una mappa. Prendi... Madonna, Ted, ti odio tantissimo. E buttarlo all'interno del bunker. Bisogna prendere anche figlio, zuppe. La figlia non ci sta. Butta tutto qua dentro adesso. Anche perché altrimenti, ragazzi, duriamo tipo 42 secondi. Potrebbe essere un problema. Ted, hai le mani grasse. Non riesci a prendere le cose. È scoppiato tutto. Porca vacca, Ted, mi ha fatto perdere un botto di tempo con ste mani tutte. C'ha dei problemi. Giorno 1, con niente. Cioè, siamo già morti. Ma che cosa ho portato dentro? Abbiamo preso una torcia a fisarmonica, ma nel filone dell'etano suoniamo qualcosa di Beethoven. Siamo già al giorno 2, ragazzi. Per quanto mi riguarda, è già la vittoria. Ve lo dico. Com'è possibile che Ted abbia già la barba lunga? Che uomo sei? Hai un problema. I livelli di contaminazione sono ancora molto alti. Infatti, se dovessimo uscire, tipo diventiamo dei polipi giganti, effettivamente mi andrebbe di far uscire la figlia. Ma aspettiamo un attimo, no, perché sennò non torna più. Si fotte pure le cose, lasciamo perdere. Siamo già al giorno 4, raga. Cioè, sto andando benissimo. Io darei un pochino d'acqua. Ora quanto bevono sti dromedari. Ted non ha più sete, per forza avete bevuto 6 litri d'acqua. Allora, stiamo calmi, Adesso dovete resistere almeno altri 8 giorni. Più o meno. Al settimo giorno iniziamo a dare da mangiare, ma fino a quel momento c'è proprio dovete strisciare. Ok, quindi a questo punto siamo al giorno 7. Dobbiamo iniziare purtroppo a dare da mangiare a tutti quanti, perché sennò questi mi crepano. Raga, abbiamo solo 3 zuppe. Dove schifo voglio andare? Giocare con i fiammiferi non è mai un'ottima idea. Ecco, potreste dare fuoco, è l'unica cosa che vi tiene in vita. Chi l'ha detto? Usa il 2% del suo cervello almeno. Un paio di fiammiferi di troppo e siamo finiti con una parete incendiaria. Stavo scherzando! Cioè, credevo che stessero prevenendo. Invece no, hanno già fatto la porcata. Prima che potessimo fare il terzo passo oltre le porte del rifugio, una creatura sconosciuta ha cominciato a ringhiare nell'oscurità. Mary Jane! Vai! Sarà un velociraptor? Mary Jane mi sembra tutta integra, quindi... Non era un animale pericoloso, vero? Abbiamo deciso di dare un'occhiata con la torcia e a grande sorpresa si trattava di un cane. Creatura incredibile che ringhiava. Ah! Mary Jane ci ha ringraziato il cielo! Esci! Vai, fuori, tantissimo. Ti do una valigia così puoi portare con te a fisarmonica. A sogna qualcuno che ti danno tipo da mangiare. Toh! Io non vi do da bere e da mangiare perché non abbiamo più niente. È passato molto tempo e non abbiamo notizie sulla... Ehi, non c'è la radio! Telefono! Sì, raga, faccio andare su Timmy che deve rispondere. O magari Ted, visto che è utile quanto un tappo su per il deretano. Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza della nostra zona, dobbiamo assolutamente sintonizzare la radio. Non ce l'abbiamo. Oh, non è difficile. Pensavamo che le telefonate appartenessero al passato, visto che la bomba ha annientato ogni cosa in città. Invece, una cabina telefonica. Se non erro, è una mezza cagata questa. Però, visto che siamo già messi uno schifo, facciamo andare Ted. Così, vai Ted, fai l'uomo di casa. Assumiti la responsabilità, non morire, ti prego. Ok, è tornato dai suoi occhi. Credo non sia stata una bellissima conversazione. Quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si trattava di sopravvivere. Ok, ho fatto bene. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni, ma poi è caduta la linea. Perfetto, stavo scherzando. Con molta attenzione ci stavamo prestando a dare un'occhiata all'esterno, quando improvvisamente una bestia pelosa ci è il cane di prima. C'è parso affamato, gli diamo da mangiare. Va bene. A quanto pare gli affari si possono fare anche dopo la fine del mondo. Allora, ci offre una zuppa in cambio di carte? Direi di no. Il venditore era molto gentile, ma non avevamo niente che ci interessasse. No, più che altro eravamo noi a non avere niente, però vabbè. Aprite in nome della libertà. Gridavano fuori la porta. Non eravamo sicuri di chi fosse questo rappresentante della libertà, ma si capiva che si trattava di un gruppo di persone, forse armate. Allora, o sono i militari, ma dubito fortemente che dopo 18 giorni arrivino, o sono dei malviventi che ci rubano anche le mutande e ci aprono il deretano con un pugno. Però cosa che facciamo?
Apriamo. Abbiamo aperto la porta e ci siamo trovati di fronte a un gruppo di adolescenti armati. Che bello! È l'età perfetta. In realtà erano molto amichevoli e ci hanno chiesto se avessimo visto qualche rosso nei dintorni. Mio figlio, prendetemelo. Mary Jane aveva promesso di tornare dopo qualche giorno, ma non so, ancora abbiamo paura che... Mi sa che non sono un ottimo genitore. L'ultima cosa che ci aspettavamo di sentire in un rifugio antiatomico era una tromba. Chi non la suonava non solo non era un professionista, Mary Jane allora. È arrivato con un amico che ha bussato alla porta chiedendo di far entrare gli allegri compari, che prendono i ricchi per donare i poveri. Allora, al momento sono in uno stato schifosissimo, sono povero, datemi qualcosa, entrate tutti. Venite, non mi fottete solo la moglie che potrebbe essere un casino. Giorno 20. Ok. Non vedo nulla di più però. Pigliacca terra, ma... Oh, la radio! Meno male che io ho aperto. Hanno capito che siamo imbarazzanti. Mandiamo fuori Ted, perché si deve rendere un attimo utile. Che cavolo. Mary Jane si è portata via pure la valigia, sta cretina. Ted è uscito in spedizione in superficie. Speriamo che torni presto. Anche in questo caso non lo so. Anche perché non hai colpi il fucile. E la madonna! Suo figlio, non so se ha notato, è diventato un cespuglio umano. Ogni minimo odore attacca i nostri nasi all'istante. In questo rifugio è impossibile che qualcosa sfugga alle radici. Per forza ci sarà. Dimmi che puzza di feci, perché si è cacato addosso. Dolore, sangue, tutti cagati. Madonna, che schifo. È caduto nel muro lasciando un buco. I nostri sensi sono stati subito raggiunti da un tanfo terribile. Dobbiamo controllare? Ma sì, al massimo vi scoppia il naso, tutti radioattivi. Ma che volete che sia? Giorno 23. Più zuppa. Cosa ci faceva dentro al muro? Non facciamoci domande. Ci siamo avvicinati al buco temendo che uscissero artigli, zanne o altre parti del corpo mutanti e affilate. Ma non è successo nulla. Zuppa più, raga. Attenzione. Ehi, è Pancake. Il nostro amico è tornato, ma è molto agitato e continua a saltare e abbaiare. Ragazzi, potrebbe portarci qualcuno a salvarci. Utilizziamo assolutamente la mappa. Diamogliela al cane, che è comunque più affidabile di Timmy. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasandato con una borsa altrettanto malconcia. Ci ha proposto un'offerta semplice che ci farà solo oggi. Rischiamo, raga, dai. Credo che qualcosa sia andato storto. Tu dici? Cosa è successo in un secondo? C'è il gatto! È tornato Ted! Timmy è andato via e Dolores si è esplosa! Ma anche meno però, eh! Non appena la porta si è chiusa alle spalle del commerciante, la borsa ha iniziato a scuotere un... Ok! C'era il gatto, ma non ho capito perché sono morti. Abbiamo quindi due zuppe, una scacchiera, il fucile gli è esploso in mano a Ted. Avrà sparato a una coccinella. Va bene, mangia Ted, perché veramente mi rimani soltanto tu. Cerchiamo di sopravvivere il più possibile. Landa desolata e piena di sorprese, come quel tizio che ha bussato alla nostra porta dicendo di essere disposto a offrire molto in cambio di munizioni decenti. E ti do la dama. C'è la scacchiera. In teoria va bene comunque, no? No. Farabutto. Ah, non ci ha dato niente in ca... Ah, ottimo. Sono veramente contento. Sembrava prima di evacuazione, ma hanno spiegato che ci sono alcune procedure da svolgere prima... Ok, innanzitutto ci hanno fornito delle coordinate. Una rapida occhiata alla mappa è stata sufficiente a fornirci tutte le informazioni di cui avevamo bisogno. Abbiamo lanciato un messaggio in una bottiglia. Ok. Raga, Ted ha un colore strano. Sta iniziando a sudare dal naso, puzza come i cavalli morti. Porca. È da qualche notte che si tempo di non uniso me ai raffi nel rifugio. E faccio qualcosa di brutto. Sembra che si infili in alcuni buchi nel muro e riesca a trovare un modo di uscire. Non sappiamo bene dove vada durante queste sue spedizioni segrete, ma ritorna ogni mattina al rifugio come se non fosse successo nulla. Lo seguiamo e automaticamente abbiamo perso. 3, 2, 1. Com'è possibile? Se l'abbiamo seguito. Sharikov ci ha portato in un vecchio sfascia carrozza occupato da un migliore solitario. Uno scienziato autoproclamato che vive in un bus con un laboratorio per fare esperimenti. Ci può dare una mano? Lo scienziato non sembrava del tutto sano di mente. Porca vacca, tutti pazzi, decelebrati. Ignorando coraggiosamente i nostri desideri, abbiamo cercato di dormire almeno per una o due ore. Ted, hai capito che sono tutti morti, vero? Sei rimasto solo tu. Meritavano sul nostro primo passo senza tu. Ok. Provenivano da un gruppetto di sopravvissuti malconci. Non avevamo un bel aspetto e non c'era. Ok. Raga, dai, proviamo. Diamo una zuppa, magari ci aiutano. Non mi sembra abbiano dato nulla di porca vacca. Hanno versato lacrime, regalato sorrisi e scambiato. Non ce ne facciamo niente di queste cose. Gli agenti che ci stanno spiando sono alla porta e pare vogliono andare. Ma assolutamente portateci in salvo, vi prego, dai. Giorno 40. È l'ultimo. Sono disposti a farci entrare nel loro rifugio? Va bene. Mentre studiavamo la nostra mappa abbiamo trovato degli strani segni scritti a mano. Qualcuno ha aggiunto un'indicazione su un posto qui vicino. Ehi, andiamo. No, sbaglia. Sono un cretino, raga. L'unica speranza di sopravvivenza è andata. Abbiamo una radio funzionante, perché non usarla? Ecco, usiamola tanto, peggio di così. Grazie, signore. Una voce molto amabile sta raccontando in radio un pacco provviste. Perfetto, l'abbiamo preso noi. Abbiamo il medikit,
due acqua e una zuppa. Raga, va bene. La nostra ultima spedizione abbiamo notato dei segni su un muro in rovina. Ok, va bene, dai. Andiamo a verificare. Non si capisce. Lascia! Questa è nuova, mi sa, eh. L'ho trovata, ragazzi. L'altro giorno abbiamo sentito un lieve colpo alla porta, ma quando abbiamo aperto, lì fuori c'era solo una valigia e nessuno. Controlliamo il contenuto. Dai, che cosa ci può essere? Un malvivente dentro? Sembrava un'innocente bottiglia d'acqua, quindi abbiamo bevuto un sorso. Abbiamo pensato di essere... L'acqua era radioattiva, me lo sentivo. Bene così, meno male che non gli ho dato il medikit prima, raga. Eravamo fottuti. Senti, prenditi il medikit. Ti do anche da mangiare, oggi festa. E anche da bere, dai, così. Ted è oggi informissima. Dei roditori mutanti stanno saltando... Un disastro. Roditori, gatti mostruosi, cani, di tutto ormai. Vai, dai, usiamo l'ascia. Che immagine poetica. Abbiamo resistito 57 giorni. Beh, dai. Poteva andare peggio, raga. Va bene, ragazzi. Direi di concludere qua. Fatemi sapere se vorreste altri episodi. Giuro, la prossima volta andrà molto meglio, anche perché veramente non ho portato nulla all'inizio. Non so parlare. Ho giocato troppo. Mi sento tedio. Comunque, fatemi sapere la vostra, ma come sempre, prima di concludere, vado a salutare Augu, Federico Peri, Zarkos Z e qualcuno. Ciao, ragazzi. È il vincitore di oggi. Qualcuno, grandissimo o grandissima, non si capisce. Inoltre, ragazzi, vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi seguiva. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi!